Noi l'abbiamo fatto il premio, l'abbiamo messo in palio
potremmo mai fare. Noi vorremmo che Oscarino fosse qui in gara. Stamattina ho avuto un aereo dalla parte di AC Sport per far salire sul percorso di gara, l'avete visto tutti voi, la sua vettura da gara guidata da Luigi, e lo ringrazio pubblicamente per questa partecipazione alla manifestazione. Luigi, per mia volontà, ferma volontà, è stato qui con noi e ha fatto il suo ruolo, perché Oscarino voleva quello. Lui ha fatto il ufficiale di gara. Il premio speciale vinto in questa manifestazione dal miglior pilota che gareggiava a bordo di una R5 GT Turbo va ad un amico che è di fuori regione, e questo ci inorgoglisce ancora di più. Pasqua, Giuseppe Pasqua. È un premio forse inaspettato per lui. Io ti do un attimo il microfono, perché è giusto che sia così, perché forse non te l'aspettavi neanche tu di questo premio, ma l'abbiamo istituito l'altro giorno in onore del fratello. E che dire, sono onorato di questa cosa. Grazie a tutti di questo pensiero che avete avuto, e soprattutto mi dispiace tantissimo quando sapete di un caro amico che corre con la macchina che mi piace tantissimo. Grazie a tutti. Grazie ancora, grazie a Luigi per la partecipazione. Gruppo 1, classe 1600, terzo di scacchi della Crono Racing, Vincenzo Moretti. Non c'è Vincenzo? Ritiro io per Vincenzo. Secondo classificato della scuderia Vesuvio, Giovanni Leo. Giovanni Leo, secondo classificato. Sali sul podio, sempre sul Renault 5 GPT, l'abbiamo già visto per tirare il premio per Oscarino Marano. Arriva Giuseppe Pasqua, primo classificato, gruppo 1, classe 16, turbo. Questa è la classe 1, 16 turbo. Allora, voglio richiamare per Eunitalia all'assoluto Pasqua, vieni, vieni, per intrepidazione, perché dovevi andare via, assoluto.